Vediamo come funziona la cosa. YouTube non l'ha fatta partire. Cioè, è partita, ma non la vedevate voi. Va bene. E allora, mi servono personaggi di Cricca dei Gatti Rossi. Mi serve solo Cricca dei Gatti Rossi per le boss fight contro Omai Vorticoso e contro Artigli d'Oro. Se siete Cricca dei Gatti Rossi, entrate. Se siete Banda dei Cani Pallidi, aspettate che facciamo Omai Vorticoso e Artigli d'Oro. E poi dopo facciamo anche le altre con Banda dei Cani Pallidi e tutto quanto il resto. Chi è? Perfetto. Oh, bravi. Bravissimi. Bravissimi. Cavolo. Andiamo. Artigli d'Oro lo possono fare su Cricca, sia Cricca che Banda. Perfetto, allora dopo facciamo chi capita, capita. Però per Omai Vorticoso 100% solo Cricca dei Gatti Rossi. Dopo ragazzi al limite vi aggiungo agli amici dopo la sfida. Allora, Omai Vorticoso lo sapete sicuramente come si fa. Capito, è quello il problema. Può variare il tempo che serve a farlo. Chi è mezzo genio, mezzo gatto? Scendi, scendi, scendi. Ah, c'era roba sopra. Ora proprio dietro quella porta. Cosa credete ci aspetti lì dietro? Che ci aspetta? Sto giocando con te, sono Adam. Grandissimo. Ti hanno chiesto dove hai preso Mastic. Dove si prende Mastic? Allora, qui bisogna stare sul rosso, mi pare. No! Non sul rosso! Non sul rosso! Non sul rosso! Che è successo, raga? Non sul rosso, ma sul bianco. Mi ricordavo male. Porca miseria. Ma dove ti deve sta? Ma questo non colpisce solo alcuni punti? O tutto quanto colpisce? No, ragazzi, ci sta rompendo il culo proprio. No. Ho incontrato un hacker a livello 90? Come un hacker a livello 90. È bellissimo, no, Gabriele? È bruttissima sta cosa. Attivala, accidenti a te. Oh, perfetto. Ok, attacca il bianco, attacca. Cioè, dov'è? Chris, 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 Chris. Mamma mia. Attivati. Perfetto. Ok, stiamo un attimino riprendendoci, eh. Mai nella vita proprio. Bene, bravi, 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 bravi. Bravi raga, bravi, 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 continuate così. Accidenti. Mannaggia! Accidenti, te riprenditi. Finiamolo, finiamolo. Oh, aiuto, chi era? No, accidenti! Finiscilo, finiscilo, quanto gli manca? Bravissimo, bravissimo, bravissimo.
Mamma mia, ragazzi, faccio schifo col curatore. Mamma mia, che schifo che faccio col curatore. Oh, abbiamo fatto. Forza, Blasters! Sembri proprio motivato, Buccinian. Che è successo? Sono solo di ottimo umore. Abbiamo appena sconfitto uno yokai enorme che dormiva nel seminterrato della sala AYB. Immagino tu non sappia nulla di questo yokai, no? Dimmi che cos'era. Tanto tempo fa, quando la sala AYB fu costruita, doveva essere un guardiano posto lì a sorvegliare l'associazione Blasters. Ma iniziò a comportarsi in modo strano e dovettero rinchiuderlo. Credevano che si sarebbe trasformato in una statua e invece diventò uno yokai. Quale yokai? Non ne ho idea, Artigli d'Oro. Non si sa. Ma come, ero così rapito dal racconto? Ma una cosa è certa. Se riuscite a sconfiggerlo, una delle porte della stanza segreta dietro il palco della sala AYB si aprirà. Sì, quella di Super Omai Vorticoso. Questa volta è la porta a destra della stanza segreta che si è aperta. È la stanza con Super scritto sulla porta, certamente. E no, non ci voglio entrare. Credi che ci sia un altro yokai forte in quella stanza? Il mistero si infittisce. Ma una cosa è certa. Cioè, se proprio lo vuoi sapere, siete tutti cresciuti come Blasters in questa battaglia. Continuate a fare del vostro meglio. Porterai un video sulla patch di Galaxy italiana? No, porterò quando sarà quella italiana, ma solo un video per vedere com'è quando sarà quella del gruppo dove c'è Diego, Freak e gli altri, insomma. Artigli d'oro. Quando la luna brilla sul gatto rosso intrappolato, scintilla come l'oro. Iniziamo, va? Il DLC di Yokai Watch 4 no. Il gioco non è che non mi è piaciuto, però mi aspettavo di meglio. Quando uscirà su PlayStation 4 italiano, allora lo prenderò. Qual è il tuo gioco di level 5 preferito? Allora, direi Yokai Watch, ma mentirei. Inazuma Eleven. Secondo posto, Professor Layton. Yokai Watch. E ci sarebbe anche altra robina, tipo Dark Cloud, mi pare che si chiama, che è roba interessante. Però non l'ho giocato, l'ho solo visto e sembrava interessante. Faresti un video di Chrono Stones con Blaster HD? Però non gli faccio neanche vedere il team, perché sennò si leva la maglietta 10 volte, se la leva. Per ogni giocatore se la leva. Ciccione. Come me, ciccione. Lui attacca il rosso, vero? Ditemi cosa attacca, perché ho già paura. Perché ci sta attaccando se siamo la cricca dei gatti rossi? Non lo so. Anche lui attacca il rosso, bene. Aiuto. Perfetto, vado di qua. Zampette d'oro. E zampette carine. Perché non porti ancora Inazuma Eleven con Pokémon? È finito, era solo un video. La patch, quella demo, finiva lì. Dura 9 minuti, cioè, penso che se resistete fino alla fine, vedrete che la demo finisce lì. Intanto siamo a un Curello, Tattichello, bravissimi. Robagnan alza la difesa? Ma che inquietante Artigli d'oro! Ah, ok. È il gatto che si mette nei locali giapponesi per attirare la gente. Quello che fa così con la zampetta. Mi scambi yokai su Yokai Watch 3? Non ho nessuno su Yokai Watch 3. Ho dato via tutto. Non ho più niente, non ho ripreso più niente. Non ho frutti proibiti per prenderli. Maximus puro non ce l'ho. Che cosa succede? Ah, ecco, ho capito. Non posso spostarmi velocemente. Ti dispiace?
Vai. Aiuto! È finito! Io rimango qui. Io ho la vita su Yo-Kai Watch 3. Ma guarda, anche io c'avevo tanti Yo-Kai, se vi ricordate le live su Blaster Steel. Mi aspettavo nominassi Layton tra i tuoi giochi preferiti. Sì, sì, c'è Layton. È stato un onore partecipare con voi. Ho 40 frutti proibiti. Farai altri video reclutamenti di Go Galaxy? Non penso, perché... attenzione. Dicevo, non farò altri video reclutamento. Se mi continuate a fare le richieste, può essere che li faccio. Ma è uscita la patch italiana. I requisiti per prendere i giocatori ci sono. Non vedo a che serva fare altri video reclutamenti. Allora, avete sconfitto un bel po' di grandi mostri. Per questo nello Yo-Kai Watch, nello Yo-Kai World regna la pace. Però... questo allarme è l'SOS Blasters. Ti sei dimenticato dell'incidente con panna soffiata? È un codice usato solo in caso di emergenze Blasters. Che sta succedendo ai Blasters? Che vorrei finisse questo allarme. È una caccia ai Blasters. Cosa? Che cos'è questa cosa? Qualcuno sta attaccando tutte le squadre Blaster. La maggior parte dei team sono già stati eliminati. È la più grande crisi dalle origini dei Blasters. Stai scherzando? C'è anche Emma, allora è una cosa seria. Guardati dalle tremende creature che vagano nel terrore onirico. Forse avremmo dovuto fare più attenzione a quella profezia. La causa di tutto ciò è il re dei grandi mostri. Il rancore di tutti quei grandi mostri sconfitti dai Blaster. È cresciuto così tanto che ha risvegliato il re dormiente. Ma non poteva dormire? Non si fermerà prima di aver sconfitto tutti i Blaster. Se non sconfiggiamo il re, perderemo i Blaster. Dobbiamo farcela. Non perderemo. Sì, siamo l'ultima speranza dei Blaster, dopo tutto. Siamo l'armata del coniglio sulla luna. In Giappone c'è anche una espansione ai cabinati. Che è l'attacco dell'armata degli Oni, una cosa del genere, ma non mi ricordo di preciso. Ci sono cose che si possono fare solo collegandosi con quel gioco. È il mostro più potente di tutti, Re Shogun. Io l'ho visto fare da Abdallah Smash, da lui e altri tre che avevano Carnino. Quindi non venitemi a dire che noi non riusciamo a farlo, ok? Il re dei mostri viene dalle leggende. Lì il potere è tutto. Signori, accettiamo questa missione e partiamo. Se sei tua madre o qualche parente, non lo so. Quindi ti chiedo scusa in anticipo. Ah! Aiuto! Cos'era quel... Jibako, ma dove sei? Dov'è Jibako? Dove sei? Venite nel cerchio curativo. Dai, su, ricaricati, ricaricati. Aspetta, ma nel moticuro. Se ti becco. Niente, non t'ho beccato. Eccolo. Dove sei? No! E fermati. L'amor del cielo. Mamma mia, ragazzi.
No, aiuto! Mamma mia. Ciao Madara. Ciao Mattia. Ragazzi, è tremenda. Che proprio dalla Smash con i Carnino l'hanno fatto ultra. Esatto, esatto, l'hanno fatto ultra. Ciao Antonio, benvenuto. Farei qualche reclutamento della Ogre su Galaxy? No. Come ho detto, non penso di farne altri. Vediamo, vediamo come va, avanti. Come evolve la cosa. Chi è stato? Chi è che ha messo la trappola? Grandissimo. Dio. Jibakoma, non scappare. Ma... miseria. Dov'è? Vabbè. Niente. E mannaggia! Reclutare Felimonio? No. No. Non ci penso proprio a reclutare Felimonio. Non mi voglio così male. Oh, che paura. Reshogun è un capitolo prima di Zazel. No. Reshogun è dopo Zazel. Ti sbagli, eh? Il rancore dei guerrieri sconfitti. Oh mio Dio. Qual è quella che si carica o fa cascare la luna? Sì, vorrei vedere dove cascano. Wow. Chi è? Ah no, pensavo sbagliato col rumore. Qualcuno prenda la sfera G, non io, non io. Anche perdiamo lo considero un successo, non mi interessa. È molto meglio di prima. Aiuto! Ok, ok, dove sono le anime? Le anime, le anime, le anime. Dov'è le anime? Mamma mia, vieni qui. Grandi ragazzi, state facendo un ottimo lavoro. Ah, è gialla! Carnino non è molto potente e Abdallah ha vinto. Sì, perché si curavano di continuo a vicenda. L'ho visto il video, l'ho visto. Diego ha appena postato un video sul canale dicendo che la patch arriverà. Sta arrivando. Sì, l'altro giorno ragazzi l'altro giorno poi sul gruppo Telegram privato Saru, mi sembra, non vorrei dire una stupidaggine, ha pubblicato uno screenshot dove faceva vedere che appunto stava cambiando il font. Stava cambiando il font di alcune cose, quindi sarà più fedele all'originale. Tanta roba, raga. Sta uscendo fuori un bel lavoro. Non per togliere nulla a quella del Geniv, sia chiaro. Non toglie nulla a quella del Geniv, ma solo per dire che stiamo facendo un lavoretto, insomma, carino, ecco. Solo per dire questo, sia chiaro. Non l'ha fatto rinascere? Che pacco. Non è come su Yo-Kai Watch 2. Che pacco che è sta tecnica. Che pacco. Potresti portare Yo-Kai Watch Sangok Shi? Ma Whisper, ma lo sai che ci stavo pensando? Dove casca, per favore? Ci stavo pensando, ma non troppo seriamente. Tranquillo, Jibakoma, tranquillo. Mannaggia, un'altra volta. Vuoi fare un tutorial su come reclutare Wonderbot? Ragazzi, il tutorial non penso che li farò. Però, se continuate a chiedermeli... Allora, facciamo così, ne faccio un altro, ok? Ne faccio un altro. Dai. Ne faccio un altro 100%. Però non so se questa settimana. Non so se questo o se la prossima. Anche perché domani, ragazzi, c'è l'annuncio. Di sicuramente. Ma non ci metterei la mano sul fuoco. Ma domani annunciano Let's Go Johto. Pokémon Let's Go Johto. Ma non ci metto la mano sul fuoco. Ok? Grande, grandissimi, bravissimi, bravissimi tutti.
Un attimo solo, ragazzi, vi accetto le amicizie. Leggiamo un attimo questo qua. Sono sorpreso che siamo riusciti a battere persino il re dei grandi mostri. Fantastico. Ma dov'è Sergente Quadro? Non lo vedo. È Bison Quadro. Non ve l'ho detto? Il nostro caro Sergente Quadro non è più con noi. Quadro? Beh, Sergente Quadro ha portato a termine il suo compito. Ma è morto? Cosa vuoi dire? Ha trasformato voi Blasters da 4 soldi in eroi che sconfiggono i grandi mostri. Perciò la base dell'associazione gli ha affidato una nuova missione. Allora vuol dire che non è qui perché è già partito per quella missione, senza nemmeno salutarci? Ma com'è possibile? Quindi, per quanto riguarda il vostro prossimo allenatore, Sergente Quadro, non accetteremo nessun altro. Sì, esatto. I Blasters non sarebbero più gli stessi senza di lui. Puoi giocare con la squadra creata da me? Adesso arrivo, un attimino. Dimmi chi sei, con quale icona sei e che livello sei, così è più facile. Anche il nome. Al lavoro! Sergente Quadro, sei tornato! L'ha detto lui. Che cosa vuol dire? Non ve l'ho detto, Quadro è stato promosso da sergente a Bison! Questo è riferimento a Street Fighter, ovviamente. E che sarebbe? Che vuol dire promosso? Fratello, una promozione è quando si diventa più importanti. Va bene, infatti. No, no, non solo. Da oggi Bison Quadro sarà il vostro nuovo allenatore. Perfetto. Vi metterò in riga, quindi preparatevi. Quando esce Yo-Kai Watch 4 in Italia? Quando lo annunciano? Purtroppo non posso dirti altro perché non c'è nessuna notizia. Tempo fa postai su Instagram una mini storia dove appunto facevo vedere che Multiplayer, non vorrei sbagliarmi, mise l'uscita di Yo-Kai Watch 4 a dicembre 2020. No! Già si saprebbe. Perfetto. Vabbè, sì. Va bene, qua si salutano. Mi stai facendo agitare. Eccola là. Mi è tornato a essere un orco. Posso sempre tornare quello di un tempo e farti sentire meglio. Puoi? Può. Non ci si annoia mai con voi. È tutto così strano qui, ma mi piace. Forza, Blasters! Questi blasters stanno cercando di mantenere la pace combattendo nell'armata del coniglio sulla luna. Ma i blasters non dormono mai! Hanno sempre da fare! Yo-Kai Watch Blasters uniti! Combattiamo per la pace tra yokai e umani! Forza, Blasters! No, di nuovo combattere! E quando si mangia? Dannati! Proprio sul più bello! Se scegliete gli ultramostri non è veloce per niente. Che bello che sei oro vorticoso. Ah, Lord Emma, è un piacere averla qui al mio fianco. Antonio di Noia, grazie per farmi prendere l'essenza, ma... Ma questa la lascio. Non gioco più. Cioè, non gioco più. Faccio questa live, poi è finita. Infatti, live definitiva, perché finivo il gioco. E giocavo con voi. Ciao Ezio, benvenuto. Oddio, questo che attacca il rosso, pure questo, perché questo qua è furbo, è edgy. Che sei? Un lupo è diventato. Da leone al lupo! Ti dispiace se sono cani pallidi? No, stai scherzando. No, mi serviva cricca dei gatti rossi. Solo per fare una missione. Che poi mi avete detto che appunto per Artigli d'oro bastava anche. Cioè, non serviva Cricca dei Gatti Rossi. Quindi solo per una mi ha servito alla fine. Per il resto potete anche essere Pinco Pallino. Non mi interessa. Solo per una missione mi serviva. Quindi questo è l'ultimo episodio. Sì. Anche perché, ragazzi, come ho detto poco fa, insomma, un'oretta fa più o meno. Preferisco
Preferisco non morire. Preferisco portare roba Switch. Cioè, oramai il 3DS... Anzi, è una console che amo, Ma basta. Andre, Ausa Pion, Raga Batrax, Unikirin e Sergente Quadro. Come posso migliorarla? Guarda, Raga Batrax non mi piace. È difensore, vero? Usa Pion è il mio personaggio preferito in Blasters. Perché in Blasters Usa Pion è, secondo me, il migliore. Mi ci trovo benissimo. E non lo leverai mai. Sergente Quadro è che è lento. Unikirin è un buon curatore, se non sbaglio. E basta. Dicevo, Unikirin è un buon curatore. Devo fare Immagino Super. Immagino Super è lunga, Che succede? Ah, bene. Te ne vai! Oh, e non crepava mai. Sono tre guaritori. Ma allora facevamo qualcos'altro di più difficile. Facciamo Ultra Reshogun. No. No. No, 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 no. Allora, ragazzi, Adam. C'è Adam. Allora, UK Watch 4, quando esce? Spero il prima possibile. Se uscirà UK Watch 5 lo porterai, penso che UK Watch dopo UK Watch Jam si fermerà. E nel caso UK Watch Jam lo porto? Sto ancora decidendo. Senti la musica. Non esiste Yo-Kai Watch 5. Se lo fanno, però sì. In genere molti ritengono Yo-Kai Watch 5 Jam. Il che è sbagliato. Però nel caso lo fanno, se è bello lo porto. Andrea, ma tu sei il giapponese? Qualcosina. Non sono molto bravo, ma so qualcosina. Io non l'ho mai nascosto, ma in alcuni video ho usato anche il traduttore. Non mi ricordo se l'ho detto, ma l'ho usato. Ve lo dico ora, perché certe cose non le capisco proprio. Il kanji, ragazzi, io sono il nemico del kanji. Non ci capisco nulla. Il kanji, ok, quelli che oramai mi sono imparato li conosco. No, che hai fatto, Sapion? È impazzuto, Sapion, è impazzuto. Ma sto imperatore rosa, mi sbaglio o è un po' una ciofeca? Ma una fetecchia. Fai gli spacchettamenti in real life delle medaglie. No, non le ho mai comprate le medaglie. Le uniche medaglie che io abbia mai preso sono quelle che venivano con gli orologi. Qual è la live più lunga che hai fatto? Potrebbe diventare questa, ma mi fermo fra un po'. Facciamo altri tre e poi basta. Altri tre ragazzi e poi basta. Che me ne mancherebbero tre da fare, da giocare, con cui giocare. Poi basta, perché la più lunga è 2 ore e mezza. La live più lunga è quella che dovevamo sconfitto tutta Reggia Emma. Non è partita, alla fine abbiamo giocato io tramite chat. Però di quelle che ho sul canale, 2 ore e mezza pure mi pare più o meno che durano. Bravissimo, grande, bravo, bravo. Come si ottiene Emma su UK Watch 4? Boh, non l'ho mai preso. Comunque sia, grazie per essere stati presenti. Vi saluto, vi do un abbraccione forte forte. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima.